del canale Vetorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Seconda puntata consecutiva della rubrica Torgard on the road. Quindi ragazzi, vi beccate anche a sto giro un reportage di un concertone. Pensate voi iscritti del canale Vetorgard, che cazzo di servizio vi sto offrendo, mamma mia. E a sto giro vi ho portato a Fidenza a sentire il concerto di Eric Sardinas. Eric Sardinas, per chi non lo conoscesse, è un bluesman americano che è diventato famoso per l'utilizzo della chitarra resofonica, che porta sempre nelle sue esibizioni dal vivo, che nella maggior parte dei casi, secondo quanto dice Wikipedia, quindi la prendiamo ovviamente con le pinze questa affermazione, erano molto originali e molto coinvolgenti. Nelle esibizioni in cui sono andato a presenziare io con i miei amici, evidentemente era sottotono, ma probabilmente perché gli è andato il Lambrusco prima e i tortelli e poi un'altra bottiglia di Lambrusco e la Malvasia e compagnia bella. Al di là di questo, l'esibizione di Eric Sardinas, nonostante una voce, secondo gli esperti che erano presenti con me, più di me ovviamente, è rivenuta sottotono, perché di solito, da quel che hanno riferito loro, Eric Sardinas coinvolge molto di più, si narrava di esibizioni leggendarie in mezzo al pubblico, proprio molto coinvolgenti, con il cantante americano che coinvolgeva in prima persona il pubblico. Un'esibizione che, diciamo, nonostante un coinvolgimento tra virgolette scarso tra frontman e pubblico, si è rivelata dal mio punto di vista sufficiente. Non conoscevo Eric Sardinas come bluesman. L'ultimo bluesman che ho ascoltato è stato Papa Chappi molti anni fa a Boretto Po, e mi aspettavo sinceramente molto strumentale e poco cantato, ed è così che si è strutturata l'esibizione effettivamente, e quindi possiamo dire che l'esibizione del frontman americano è stata non così coinvolgente con la voce, nel senso che probabilmente non ne aveva per i motivi che ho detto prima, ma abbiamo apprezzato sicuramente la tecnica, almeno io ho apprezzato sicuramente la tecnica dell'esibizione. I riff di chitarra sono stati sicuramente validi, soprattutto i riff di basso sono stati quelli che mi hanno coinvolto di più. Al termine del parlato, come al solito in tutti i reportage, troverete l'ispezione del concerto e vi ho lasciato un minuto e mezzo, se non sbaglio, buono di un assolo di basso che ha ovviamente fatto da intermezzo tra la prima e la seconda parte del concerto. Nota di colore, al termine di quel solo di basso c'è stato un assolo di batteria molto bello. Il problema è che è durato probabilmente un quarto d'ora, 20 minuti, e mentre il batterista suonava io nel frattempo mi ero già laureato, ero invecchiato di 10 anni, avevo già trovato lavoro in un'altra città ed ero anche tornato a Parma per continuare il lavoro che stavo facendo, quindi cose incredibili. Il concerto è durato un'ora e un quarto ed è stato abbastanza strano come scaletta, nel senso che le prime canzoni le hanno tirate veramente fino all'inverosimile. Poi col passare del tempo sono arrivati fino alle 11:30 di sera con canzoni sempre più brevi. Il concerto si è concluso con due canzoni piuttosto sostenute, precedute da una canzone di pausa, una ballad fondamentalmente, che sarà l'ultimo spezzone di questo concerto. Riassuntone, diciamo, di questo concerto di Eric Sardinas è comunque sufficiente, perché se l'esibizione concreta del frontman, quindi il cantante, è stato scarso, se così si può definire, anche se scarso non è, è stato sicuramente compensato dai riff di chitarra e di basso, che rappresentano sicuramente una tecnica molto interessante di questo Electric Bluesman e della sua band. Adesso vi lascio alla parte di concerto vero e proprio. Sono quattro spezzoni, ovviamente la qualità sarà quella che è, perché ovviamente col cellulare si fa quel che si può. Spero che il video vi sia piaciuto, condividetelo se ne potete, ne avete voglia. Ci vediamo al prossimo video del canale Vetorgard e vi do un saluto speciale a tutti voi. A presto ragazzi, ciao!
adesso ci parlo così quanti mezz'ora. Yeah.